ho lavorato in questo anno come assessore al demanio marittimo per arrivare a questo grande risultato, un lavoro, appunto, dicevo, di un anno, di concerto anche con la Regione Abruzzo, con un finanziamento, appunto, regionale e con un finanziamento proprio del Comune di Pescara, noi saremo in grado di ripristinare con il rifacimento morbido la linea a sud, la cosiddetta linea di confine a sud del litorale pescarese, e inoltre saremo anche in grado di rafforzare le scogliere dal confine di Pescara con Francavilla fino all'altezza dello stabilimento Mare Blu per rialzare queste scogliere e per ridare loro il ruolo e quindi la funzione, in quanto nel corso dei decenni queste scogliere si sono abbassate. Quindi ripristineremo il livello medio che sarà appunto un elemento di anti-erosione della costa. Con il rifacimento morbido noi torneremo ad avere il litorale pescarese nella più completa perfezione, nel senso che ciò che accade oggi a nord della città accade anche al sud della città, cioè ogni bagnante potrà usufruire di uno spazio ampio di arenile. I tempi? I tempi, noi già questa mattina stanno posizionando il cantiere, noi pensiamo che entro appena Pasqua, subito superato le festività di Pasqua, nella settimana successiva verranno completati i lavori di ripacimento per intero su tutta la parte interessata, e poi entro la fine del mese, massimo i primi giorni di maggio, verranno completate le scogliere. Quindi ci sarà un lavoro finito di alto profilo che riderà sicuramente una sorta di protezione al litorale sud della città di Pescara.